Questa settimana per il venerdì del sindaco siamo venuti a Villar Focchiardo. Parte del territorio di Villar Focchiardo si trova all'interno del parco Orsiera Rocciovre ed è proprio qui che abbiamo incontrato il sindaco Emilio Chiaberto. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Sì, vi parliamo proprio dalla Certosa di Monte Benedetto, che è all'interno del parco Orsiera Rocciovre, Alpi Cozie, e che è proprio una delle testimonianze storiche del nostro paese, è un po' una ricchezza del nostro paese. Qui c'è la storia di più di 400 anni dei Certosini, adesso è stato recuperato dalla regione Piemonte, gestito dal parco Orsiera Rocciovre, e attualmente c'è un'impresa agricola, che un'azienda agricola che appunto gestisce il territorio e produce prodotti locali, latte, formaggio. Ed è una bella testimonianza, importante anche per la Val di Susa, perché questi Certosini che arrivavano poi dalla Losa sono i Certosini che hanno fondato la Certosa di Collegno, l'ex manicomio di Collegno. Come dicevo, il nostro paese è ricco di storia, non solo per i Certosini, ma ad esempio c'è la presenza dei Conti Carroccio, che grazie all'abate Carroccio, che è stato uno dei fondatori dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove tra l'altro sulle scalinate c'è anche un suo busto, grazie a loro è stata poi realizzata la chiesa e quindi tutta la parte antica del comune è appunto grazie anche al loro intervento. Altre particolarità di Villar Focchiardo, ecco, sicuramente il territorio all'interno del parco, dove si possono usufruire di camminamenti, quindi di sentieri. C'è la possibilità del sentiero dei Franchi, c'è il sentiero dei Tre Rifugi, il sentiero del Castagno e della Pietra. La cosa importante è che si sta realizzando anche la ciclostrada della Via Francigena, dove c'è la ciclostrada appunto per le biciclette, ma è dove c'è la sovrapposizione anche di tratti della via Francigena, pedonale, no? Escursionistica. Di particolare importanza per noi, anche da un punto di vista di tradizioni, è il marrone. Difatti qua c'è una tradizione oramai centenaria di coltivazione del marrone, che tra l'altro ha avuto anche l'IGP, quindi diciamo che il comune, questa parte del comune con San Giorgio, Meana e Maggia sono stati un po' i trascinatori per avere poi l'IGP del marrone della Val di Susa, e oltretutto anche presenti nel paniere della città metropolitana. E quindi importante ricordare, e quindi vi invito tutti alla terza settimana di ottobre, dove ci sarà la sagra valsusina del marrone. Sicuramente Villar Focchiardo è un luogo, come ci ha descritto, che ha moltissimo da offrire, però cosa vuol dire amministrarlo? Quindi quanta passione è necessaria per fare il sindaco in un comune come Villar Focchiardo? Allora, sicuramente la passione è la prima, ma non è la prima cosa importante, ma non è sufficiente, perché al giorno d'oggi non è sufficiente avere passione. Ma io credo anche, specialmente essendo un comune piccolo e quindi con risorse limitate, eccetera, non voglio allungarmi su questa cosa qui. Una cosa importante è anche avere un po' di competenza e l'umiltà di ammettere che la competenza all'inizio non puoi averla, perché sindaci non si nasce, e quindi bisogna anche avere l'umiltà di saper imparare, perché se non conosci la struttura potrai essere appassionato finché vuoi, ma non riuscirai in concretezza a realizzare molto poco. E poi ascoltare i cittadini, perché molte volte si va dietro ai grandi progetti, e non sempre i grandi progetti o quello che viene proposto anche a livello superiore del comune non sempre collimano con l'interesse dei cittadini. Il coniugare tutto questo è difficile, ma credo che sia la cosa da perseguire. Auguro veramente a chi abbia voglia di intraprendere questo servizio, perché poi alla fine è un servizio che si fa ai cittadini, non a se stessi, di avere, appunto, di mettere insieme queste tre cose: la passione, la competenza e l'umiltà.